Per gli appassionati della mountain bike, oggi abbiamo una Cannondale SI Carbon 3. Monta uno SRAM X9 con 10 rapporti nel posteriore e 2 rapporti nell'anteriore. Il posteriore ha una scala di 10 rapporti, come abbiamo già detto, con una scala 11-36. Vedete come passa la corda? Cannondale ha sempre montato con corde e guaine esterne. In poche parole, la corda passa all'esterno del telaio. Ha sempre optato per questa opzione perché secondo la casa americana funziona meglio. La corona è un 36x24, questo è il cambio anteriore, è uno SRAM. Come tutte le Cannondale monta una Lefty come forcella, quella a monostelo, soltanto uno stelo. Andiamo a vedere com'è fatta. Ovviamente freno a disco anteriore e posteriore, stiamo parlando di una 29. Quello che a me piace di questa bici è l'attacco manubrio, che vedete è un unico blocco, non ha le viti, è molto bello a livello estetico, però chi lo ha provato gli ha trovato un difetto. A più di una persona è successo che si rovinano i cuscinetti, sia quello sotto che quello sopra, forse perché questo è tutto un pezzo, mi hanno detto, è un unico pezzo, quindi forza in una maniera che è facile l'usura dei cuscinetti. Però a livello estetico è veramente bello, perché lo vediamo tutto così pulito, senza viti, tutto bello liscio, un unico pezzo. L'impianto freni è un Magura, ovviamente freni a disco idraulici, non meccanici. Che significa idraulico? Che all'interno funziona con il sistema idrico, con olio, come sulle moto. Così come la vedete montata, pesa 10,7 kg, è tutta in carbonio. Molti mi chiederanno sul video che cosa è questo, e ora ve lo dico in anticipo. Questo è un sensore che si usa per chi fa le gare gran fondo, specialmente in mountain bike. In poche parole sarebbe il numero di gara. È un chip elettronico che quando uno passa nelle varie zone o di rifornimento dove c'è la verifica, questo automaticamente ti segnala il passaggio, poi ovviamente segnala il passaggio all'arrivo. Questo di solito lo danno nelle gare o in affitto, oppure è personale, si compra. Come sempre, pollice in su e votate il canale di Maurizio Morelli.